Ed apriamo con la notizia del giorno, queste cattive notizie sul miele con il calo nazionale, come sentito dai titoli, dell'80% della produzione nazionale fino alle punte del 95% in Toscana, in Emilia-Romagna e in Lombardia. Gli aviari sono passati dalla media di 20 kg per ognuno di miele ad una quantità inferiore al chilo. Che cosa succede? Tardi drammatici che fotografano l'assoluto stato di crisi dell'apicoltura nazionale, secondo Coldiretti. Perché è andata così male? L'anno scorso abbiamo sofferto un inizio di stagione gravato dalle gelate verificatesi in aprile che hanno inficiato le produzioni di acacia, millefiori, tarassaco. In quel periodo l'acacia, ad esempio, non era ancora fiorita, ma c'erano già le gemme. Quindi le gelate hanno ridotto di molto la fioritura e in alcune zone l'hanno persino azzerata. Il freddo successivo ha poi bloccato lo sviluppo dei nidi in procinto di iniziare la raccolta dei fiori e del nettare. In altre parole, le gelate hanno rovinato la fioritura. Il periodo freddo di aprile dello scorso anno ha impedito alle famiglie di svilupparsi adeguatamente e raggiungere il livello di sviluppo necessario per un buon raccolto. Passato il periodo di freddo, è stata la volta del caldo siccitoso dell'anno scorso che ha ridotto ulteriormente la produzione. Le piante, per produrre nettare dei fiori, devono riuscire ad attingere all'acqua nel sottosuolo, ma se piove di acqua non ce n'è. La mancanza di precipitazioni regolari non ha quindi permesso alle piante l'anno scorso di crescere adeguatamente, andando ad inficiare anche l'attività delle api. L'allarme è sempre di Coldiretti: la pazza primavera scorsa, spiegano, ha creato gravi problemi agli alveari con il maltempo che ha promesso molte fioriture e le api che non hanno avuto la possibilità di raccogliere il nettare. Il poco miele che sono riusciti a produrre, spiega la Coldiretti, se lo sono mangiate per sopravvivere. La sofferenza delle api, precisa sempre Coldiretti, è uno degli effetti dei cambiamenti climatici in atto. Non si tratta solo della produzione del miele, perché prodotti come mele, pere, mandorle, agrumi, pesche, kiwi, castagne, ciliegie, albicocche, susine, meloni, cocomeri, pomodori, zucchine, soia, girasole e colza, spiegano in Coldiretti, dipendono completamente o in parte dalla impollinazione delle api per la produzione dei frutti. Ma le api sono utili anche per la produzione di carne con l'azione impollinatrice che svolgono nei confronti delle colture foraggere di semi come l'erba metica e il trifoglio, fondamentali per i prati destinati agli animali da allevamento. Anche la grande maggioranza delle colture orticole da seme come aglio, carota, cavoli, cipolla si può riprodurre sempre grazie alle api. Insomma, è proprio vero quello che l'avete visto prima nella foto, quello che scriveva Einstein. Se l'ape scomparisse dalla faccia della terra, all'uomo non resterebbero che 4 anni di vita. Nelle campagne italiane, continua Coldiretti, ci sono 1.200.000 alveari curati da 45.000 apicoltori tra hobbisti e professionali, con un valore stimato in più di 2 miliardi di euro per l'attività di impollinazione alle coltivazioni. Rilevanti sono le importazioni dall'estero, quindi, che sono pari a 28 milioni di chili, in aumento del 18% rispetto all'anno precedente. Quasi la metà di tutto il miele estero in Italia arriva da due soli paesi, l'Ungheria con oltre 11 milioni e 300 mila chili e la Cina con 2 milioni e mezzo di chili, ai vertici però qui per l'insicurezza alimentare. Per evitare di portare in tavola prodotti provenienti dall'estero, spesso di bassa qualità, occorre verificare con attenzione l'origine in etichetta oppure rivolgersi direttamente ai produttori nelle aziende agricole, negli agriturismi o nei mercati di campagna amica. Il miele prodotto sul territorio nazionale dove non sono ammesse coltivazioni OGM è riconoscibile attraverso l'etichettatura di origine obbligatoria, fortemente sostenuta da Coldiretti, e la parola Italia deve essere sempre presente sulle confezioni di miele raccolte interamente sul territorio nazionale.